Oggi parleremo di una talentuosa attrice che ha catturato l'attenzione di molti con la sua interpretazione di Rosa Ricci nella serie di successo Mare Fuori. Sto parlando di Maria Esposito. L'attrice è ancora agli inizi della sua carriera, ma ci sono un sacco di curiosità che ancora non conosciamo su di lei. Quindi preparatevi a scoprire 10 cose incredibili su Maria Esposito. Siete pronti? Allora partiamo per questo viaggio alla scoperta della vita e della carriera di questa straordinaria artista. Benvenuti su Lustorich, dove la passione per il cinema si fonde con la ricchezza delle emozioni. Siamo qui per ispirarvi, motivarvi e farvi divertire. Quindi iscrivetevi al canale e lasciatevi sorprendere. Chi è Maria Esposito? Maria Esposito, nata il 10 novembre 2003 a Napoli, è un'attrice sotto il segno dello Scorpione che sin da piccola ha mostrato una forte inclinazione per le arti e la recitazione. Quest'amore innato l'ha spinta sin da subito ad avvicinarsi al meraviglioso mondo dello spettacolo. Maria ha intrapreso il suo percorso artistico iscrivendosi e frequentando l'Accademia di Recitazione di Napoli, ma non si è fermata qui. Ha seguito anche lezioni private di dizione e recitazione, con personaggi di alto calibro. La celebrità di Maria Esposito è salita alle stelle grazie alla sua partecipazione nella serie televisiva Mare Fuori. Inizialmente ha fatto una breve apparizione negli episodi 11 e 12 della seconda stagione, ma il suo talento non poteva passare inosservato. Così, a partire dalla terza stagione, Maria è diventata parte integrante del gruppo dei protagonisti. Ha avuto l'opportunità di recitare accanto a eccellenti attori come Massimiliano Caiazzo, Nicolas Mbappé e Giacomo Giorgio. Un legame profondo con il suo personaggio. Maria Esposito ha rivelato di ritrovare alcuni aspetti di se stessa nel personaggio di Rosa Ricci. L'attrice ha citato l'impulsività, la grinta e persino un lato infantile e l'amore per la famiglia come caratteristiche comuni tra lei e il suo personaggio. Maria ha anche sottolineato che ci sono molte differenze tra lei e Rosa nella vita reale. Nonostante ciò, ritiene che la fragilità sia l'elemento che le lega profondamente. La famiglia è la sorella di Maria Esposito. Maria Esposito ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, in particolare con i suoi genitori. L'attrice ha sempre avuto il loro sostegno nel perseguire la sua carriera e come gesto di gratitudine ha regalato loro una crociera estiva con i suoi primi guadagni. Inoltre, Maria ha anche una sorella di nome Martina, che non è nel mondo dello spettacolo, ma lavora come estetista. Martina ha aperto una pagina Instagram dedicata ai suoi lavori e sta riscuotendo un discreto successo. I tatuaggi di Rosa. Uno dei tratti distintivi del personaggio di Rosa Ricci sono i numerosi tatuaggi che Maria Esposito sfoggia sul corpo. Ma ciò che potrebbe sorprendere molti è che questi tatuaggi non sono semplicemente applicati con del trucco, ma sono veri e propri tatuaggi dell'attrice stessa. Maria ha rivelato di avere moltissimi tatuaggi, ognuno dei quali ha un significato speciale per lei. Ogni tatuaggio rappresenta un aspetto della sua personalità, dall'amore all'odio, dalla rarità alla noncuranza verso le opinioni altrui. Un provino inaspettato. Nonostante il successo che ha ottenuto con il suo personaggio di Rosa Ricci, Maria Esposito ha rivelato che inizialmente non voleva nemmeno sostenere il provino per il ruolo. Nel 2021, poco prima del provino, l'attrice non aveva mai visto la serie e non era interessata a presentarsi per il ruolo. Si riteneva insicura delle sue capacità e pensava di non essere all'altezza del personaggio. Tuttavia, grazie all'incoraggiamento del suo insegnante di recitazione, Biagio Manna, Maria ha deciso di prendere parte al provino. Ciò che ne è seguito è stata una serie di 4 provini durante i quali Maria ha dimostrato di essere la candidata perfetta per il ruolo di Rosa Ricci, conquistando infine la parte. È un minuto, porta soldi della moglie. Pure mamma tua ti manda un bacio grande. Andiamo, forza! Abbiamo già mandato l'istanza di scarcerazione. Ci resti poco qua dentro, che ci resta? Strappalo. Io qua dentro ci resto fin quando lo dico io. Ma che dici? Tengo facca a dire. È una penna? L'improvvisazione sul set. Durante le riprese di Mare Fuori, Maria Esposito ha avuto la piacevole sorpresa di scoprire che agli attori veniva data la possibilità di improvvisare alcune scene. L'attrice ha raccontato di un momento in particolare in cui ha improvvisato una battuta che è diventata virale. Proprio a te cercavo, grandace! La scena richiedeva che Maria interpretasse una vera napoletana, ma il copione non funzionava.
Quindi con grande spontaneità ha deciso di improvvisare la battuta, che è stata accolta con grande entusiasmo dalla troupe e dal pubblico. Questo dimostra l'abilità e la versatilità di Maria Esposito come attrice. La vita sentimentale di Maria Esposito. Molti si sono chiesti se l'attrice è fidanzata. È stato confermato che Maria è attualmente fidanzata. Inizialmente si era ipotizzato che avesse una relazione con Massimiliano Caiazzo, suo partner nella serie. Tuttavia, la verità è che Maria è impegnata in una relazione con Antonio Refici e i due sembrano ancora essere insieme nonostante qualche turbolenza nel passato. Poiché sono molto riservati riguardo alla loro vita privata, non sono stati divulgati molti dettagli sulla loro relazione. Instagram. Se siete fan di Maria Esposito e volete rimanere aggiornati, beh, siete fortunati. L'attrice è presente su Instagram con un profilo verificato che conta ben 1,1 milioni di seguaci. Sul suo profilo, Maria condivide principalmente immagini legate al suo lavoro come attrice e modella, offrendo uno sguardo dietro le quinte dei suoi progetti o promuovendo gli stessi. Tuttavia, non mancano curiosità, momenti di svago, eventi speciali e altre situazioni che ti permetteranno di conoscere meglio l'attrice. Tifosa del Napoli. Dopo ben 33 anni di attesa, la squadra del Napoli ha riportato a casa il terzo scudetto, rendendo quest'anno memorabile per i napoletani e per tutti i tifosi azzurri. Maria Esposito è una grande tifosa del Napoli e non poteva mancare ai festeggiamenti. Ha scelto di andare in piazza insieme agli amici per celebrare questo storico scudetto. Indossando con orgoglio la maglia del Napoli, Maria si è lasciata coinvolgere dai festeggiamenti, partecipando sia alla notte magica in cui lo scudetto è stato conquistato che nei giorni seguenti. Attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti indimenticabili che la ritraggono circondata dalla folla napoletana, tra bandiere e fumogeni che dipingono il cielo di azzurro. Nella didascalia che accompagna le foto ha scritto "Ricomincio da tre", un riferimento al terzo scudetto conquistato dalla squadra del Napoli. Non solo foto, ma anche video che testimoniano la gioia e l'entusiasmo di Maria Esposito durante i festeggiamenti. In uno di questi, l'attrice si scatena ai quartieri spagnoli ballando e cantando. Con un'energia travolgente interpreta Omar Four, la sigla della sua amatissima serie televisiva. È evidente la sua commozione nel vedere il coinvolgimento del pubblico e il suo sorriso contagioso trasmette tutta la sua gratitudine ai tifosi e alla città che l'ha accolta con tanto affetto. E con quest'ultima curiosità si conclude il nostro video dedicata a Maria Esposito, l'attrice eccezionale che ha dato vita a Rosa Ricci. Spero che abbiate apprezzato questa carrellata di curiosità e segreti su di lei. Maria è veramente un'attrice talentuosa che ha conquistato il cuore di molti spettatori. Se avete altre curiosità o desiderate sapere di più sulla sua carriera, lasciate un commento qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video dedicati alle nostre star preferite. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.